Ciao a tutti ragazzi, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Il video che avete visto è il riassunto di Sneakerness, una fiera europea di sneakers e non solo, che sta un po' facendo tappa in tutte le maggiori città d'Europa. Il weekend che appunto passato, sabato 6 ottobre e domenica 7 ottobre, ha fatto tappa nella nostra Milano. Nei commenti ditemi cosa ne pensate e soprattutto se ci siete stati. Io personalmente sono andato il 6, quindi sabato. Devo ammettere che mi è piaciuto davvero molto. Adesso vi dirò un po' la mia esperienza e cosa mi è piaciuto e cosa no, anche se cosa no non c'è praticamente niente, c'è giusto una cazzatina e basta. Sono arrivato lì che erano circa le 2, 2 e un quarto e sono andato via verso le 4 e mezza, quindi mi sono fatto circa 2 orette e mezza. Il prezzo del biglietto, circa di 10 euro, onestissimo assolutamente per ciò che era. Si è svolto al chiuso e la temperatura era più che buona, io assolutamente sono stato bene, non ho avuto né freddo né caldo. E anche appunto lo spazio era come piace a me, nel senso che non era né troppo piccolo ma neanche dispersivo. In qualche minuto di giro eccetera riuscivi già a inquadrare tutto, così da non perderti queste cose qua. Cosa c'era in questa fiera? C'erano vari stand che erano sia di brand, sia di store, sia di resell store, sia di collezionisti eccetera, varie realtà. E ovviamente essendo una fiera europea, sia italiane che non, c'erano anche cose particolari, quindi non era solamente lo stand che ti vende le scarpe, ma c'era ad esempio anche lo stand di Crep Protect che ti puliva le scarpe per farti vedere appunto i prodotti. Poi c'era la macchinetta per vincere delle scarpe. Poi hanno fatto un giveaway, quindi comunque c'erano varie cose. Ovviamente non si vedono tutti i giorni. La gente era tanta, c'è stata davvero tanta gente, però lo spazio consentiva che non ci si bloccasse in una fila, ma comunque era sempre scorrevole. Questa comunque è una gran cosa. Il tempo sabato non era dei migliori, c'era un po' una pioggerellina stupida, però vabbè, ovviamente nulla di che. C'era lo spazio anche fuori di Sneakerness, dove c'erano i vari stand col cibo e le bevande, quindi è stata davvero una cosa ben organizzata. L'unica nota negativa, anche se non è negativa, non c'è nulla di male e anche tutti se l'aspettavano, è il fatto che in molti stand di vendite c'erano gli stessi prodotti, nel senso che c'erano tutte le Nike per Off-White, tutte le Easy, le classiche Jordan in collaborazione. Quindi quello, diciamo che da uno stand all'altro spesso cambiava poco. Però come vi ho detto prima, non è che c'erano solo gli stand di vendita, c'era molto molto altro. Ovviamente avrei preferito magari vedere più scarpe particolari per appunto conoscerle, però va assolutamente bene così, c'erano anche quelle, quindi benissimo così. Devo starlo a dire, porca puttana, non mi viene. Tra l'altro domenica c'è stata Striscia la Notizia che ha fatto un servizio su dei ragazzini che rivendevano le cose e dicevano i loro guadagni. Pensate, Striscia la Notizia va lì in un evento dove sono tutti appassionati, molta gente adulta, gente anche che fa il proprio lavoro eccetera, per parlare dei ragazzi che vendono le cose. Questo vedremo se puoi parlarne sul canale, anche se non credo. Mi raccomando ragazzi, se vi piace questo mondo, oltre a iscrivervi al canale, andate a questi eventi, cercate comunque di esserci, perché davvero ne vale la pena. Mi raccomando, commenta con cosa ne pensi, domande sempre nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, quindi bella.